Il 29 maggio del 2021 nel mio secondo canale usciva questo video. Fisica realistica per la neve. Quindi no! Ragazzi! Cioè, quindi la neve cade, man mano si va ad accumulare ed è... No! Oh, oh mio Dio, che mod è? Ti prego, la voglio provare a tutti i costi. No, è... Ragazzi... Penso sia la mod più bella che io abbia mai visto in tutta la mia vita. Purtroppo però mi sbagliavo, perché quella non era una mod. Infatti quel video era stato fatto tutto quanto in computer grafica. Essenzialmente era finto. Ma poco dopo dico queste esatte parole. Se io trovo la mod, vi giuro, ci faccio un video. La voglio provare a tutti i costi. Ed ecco a voi la neve realistica su Minecraft. Talmente realistica che lascio segno del mio passaggio. Vedete che lascio le tracce, lascio le mie orme. Mio Dio, ditemi che non è la mod più bella che abbiate mai visto in tutta la vostra vita. Io non ho mai visto niente del genere. È pazzesca. Anche gli animali, come vedete, lasciano appunto traccia del loro passaggio. Gli alberi sono tutti quanti innevati. E al momento sto utilizzando soltanto una shader, ma anche senza la shader è comunque bellissima. Guardate, tolgo lo shader e come potete ben vedere è comunque una figata pazzesca in ogni caso. Minecraft, ragazzi, è arrivato veramente troppo lontano. Cioè, guardate l'albero con i pezzi di ghiaccio con la neve sopra. E se dovessi romperlo, ovviamente, essendo che ha la fisica realistica, si rompe tutto quanto in questo modo. Guardate qua. Ditemi che non è pazzesco. Guardate il lupetto che entra all'interno della neve per inseguire lo stray. Io sono fuori di testa. Se non avete ancora lasciato un mi piace a questo video, che cosa state facendo? Anche perché questa è una mod a pagamento. Ora, per carità, non mi è costata tantissimo, solo 9 euro. Ma un'altra cosa che dovete sapere è che è una mod ancora in fase di sviluppo. Quindi è tutto molto beta. Infatti ogni tanto vedete qualche bug, come per esempio quella montagna innevata che da lontano non si carica. Ma ci sta, ragazzi. Sicuramente ci vuole una potenza incredibile a caricare una mod del genere. Per fortuna che ho un buon computer. Allora, mettiamo giorno, perché ovviamente adesso, ragazzi, faremo degli esperimenti con questa neve realistica. Cioè, ma ragazzi, sembra di stare in montagna. Sembra di stare in montagna. Vorrei prendere gli sci adesso e scendere giù dalla montagna. Anzi, forse meglio lo slittino, perché gli sci non li so utilizzare. Guardate il villaggio tutto innevato, quanto è bello! Mio Dio, è stupendo. Ma sono solo io ad essere totalmente innamorato di questa mod? Pum, pum, pum. Guardate come salto, sembra tutto così soffice. Quindi queste cosa sono? Ah, queste sono lastre di neve. E io le posso mettere uno sopra l'altro per creare appunto della neve più alta, più soffice e più fitta. Ok. Posso metterla per esempio anche qua? Sì. In questo modo appunto ne creo di più. Però non la posso mettere sul pavimento? Mi sembra strano. Ah, sì che posso, ok, posso. Nel video che abbiamo visto all'inizio, lui tirava una palla di neve contro una trapdoor e la palla di neve si disintegrava. Proviamoci anche con questa mod. Vediamo se funziona. Guarda un po', qua abbiamo la nostra trapdoor. Oh mio Dio, per un attimo mi sono spaventato, ragazzi. No, 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 è perché sono troppo vicino. Aspettate, mi devo allontanare. Ok, vediamo se funziona. Vai! Si è mossa. Ragazzi, la trapdoor si muove. Ed effettivamente la palla di neve si distrugge, si disintegra in mille pezzi. Oh mio Dio, oh mio Dio. Vediamo. Oh! Non ci posso credere. E restano anche le particelle che poi pian piano si sciolgono perché fuori c'è il sole. Ma stai scherzando? Villager, giochiamo con le palle di neve. Dai, battaglia di palle di neve. Cosa scappi? Ma cos'è? Hai paura? Prendi una palla di neve e giochiamo. Pazzesco. Io sono senza parole. Io sono senza parole. Facciamo un test con la TNT. Allora, se prendo la TNT e prendo tipo un accendino, vediamo, la dobbiamo mettere. Mettiamola qua dentro, che cos'è, un igloo? È pieno di neve. Ok, vediamo che cosa succede se faccio esplodere. No! L'ho rotto tutto. Ho rotto l'igloo. Ma era una casa fatta totalmente di neve. Bellissimo. Wow. Allora, aspettate. Voglio scavare una TNT tipo qua sotto, ok. Vediamo che cosa succede con la sua esplosione. Tecnicamente la neve dovrebbe disintegrarsi. Wow! Ok, non me lo aspettavo in questo modo. Pensavo che si sarebbe disintegrata in mille pezzi come la pallina di neve. Quindi esattamente in questo modo, con tutte queste particelle. Ma tutto ciò è pazzesco. Ok, facciamo così. Riempiamo questa montagna di TNT. E adesso accendiamola.
Tecnicamente, tutta quanta la neve dovrebbe schizzare in aria. Wow! Ma che figata, ragazzi. Questo è Minecraft del futuro. Allora, facciamo così. In questo modo la TNT non cadrà. E boom! Se soltanto avessero inventato anche il modo di scivolare giù dalle montagne, tipo con lo slittino, io penso che lo farei per 12 ore filate senza mai stancarmi. E guardate quante... Aspettate! Mi è venuta un'idea! Cosa succederebbe se creassi un pupazzo di neve? Allora, facciamo così. Cerchiamo un bioma senza neve, quindi una bella pianura, normale, erbosa. Oh, ma c'è neve ovunque, ragazzi. Vi giuro che non l'ho cercato il bioma. Cioè, il primo mondo che ho trovato era pieno di neve. Allora, facciamo degli esperimenti. Puliamoci l'inventario. Prendiamo, per esempio, una fence, poi un muretto, un blocco normale e mettiamoli qua così, in questo modo. Ok. Oh, scusa. Così. Adesso prendiamo delle palle di neve, la neve più nevosa, la neve normale e una lastra. Con la palla di neve, se dovessi tirarla tante volte lassù, ok, si disintegra e basta. Però notare, ragazzi, che si disintegra proprio nel modo in cui la sto tirando io. E si creano tantissime particelle proprio perché ne ho tirate tante. Quindi è molto realistica, mi piace. Cioè, si disintegra così e alcune particelle vanno fino là sotto. Stessa cosa funziona, ok, per il muretto e ovviamente anche per il blocco. Se dovessi provare a piazzare una lastra, non me la fa piazzare. Qua neanche. Qua sì. Ok, sembra un pezzo di ghiaccio. Rompiamolo. E invece il blocco posso. Ok. E il blocco è uguale in tutti e tre. E sembra proprio una palla, un ammasso di ghiaccio e neve. Ma per esempio posso creare un pupazzo di neve tipo... così e poi... no, devo mettere per forza la jack-o'-lantern, giusto? Ok, vediamo cosa succede se creo un pupazzo di neve con la neve realistica. No! Si è rotto come se fosse tipo un uovo. È uscito praticamente da un uovo, da una matriosca. E ovviamente lascia tutto il sentiero di neve quando cammina. E se ci cammino sopra io, la sciolgo pian piano, visto? Bellissimo. Vediamo invece come si comporta la neve più nevosa, la powdered snow. Ok, è identica al blocco di neve normale. Bene, proviamo a piazzarla qua. E se ci salgo sopra io dovrei congelare, giusto? Si è sciolta! No! Bellissimo! Ok, si è sciolta però io comunque continuo a congelare come se fosse ancora dentro alla neve più nevosa. Del resto ragazzi, ripetiamolo tutti quanti insieme. Questa è una mod ancora in fase di sviluppo. Ci sa che ci sia qualche bug. Cos'altro potrei provare? Sono troppo curioso. Ok, se rompo questo cade? Ah, mannaggia, si rompe a lastre. Sarebbe stato più bello se si disintegrava come le palline di neve. Ho rimesso notte e adesso rimettiamo di nuovo la neve, ok? Perché sinceramente, ragazzi, si crea uno scenario veramente pauroso. Cioè, è stupendo. Guardate questo cavallino qua all'interno della neve profonda. È soffice. È bellissimo. C'è poco da fare, ragazzi. Sto sprofondando all'interno della neve. Wow. No, non mi inseguire, che sennò ti tiro le palle di neve, ti tiro. Dammi una palla di neve. Maledizione. Maledizione, ci sono i mostri. Io me ne vado. Guarda la capretta. Coniglietti, caprette. Bellissimo. Ragazzi, se non l'avete ancora fatto, che cosa state aspettando? Lasciate un mi piace. Ovviamente il link della mod lo troverete qua sotto in descrizione. Vi darò sia la versione gratuita che quella a pagamento. Non so quanto sia bella la versione gratuita, dubito che sia così tanto bella. Però se non altro in questo modo potrete provarla anche voi. Dal vostro Kendall è tutto, noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao! Io ora mi tuffo sulla neve. Ah!